Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Oggi puntata particolare su Dissidia Opera Omnia, versione giapponese ovviamente, perché oggi è lunedì 13 maggio ed è per l'appunto appena uscito l'evento di 8 di Final Fantasy Type Zero. Andiamo a vedere i banner. Allora, innanzitutto abbiamo un banner che ci indica i sconti per quanto riguarda le gemme, qualora ovviamente ci fossero persone interessate appunto agli acquisti con i vari pacchetti dove abbiamo le gemme e gli armor token. Carina come offerta se non ci fosse stato ovviamente Brothers fino a qualche giorno fa per poter farmare armor token come se non ci fosse stato un domani. Poi, secondo banner che per l'appunto rivela l'evento di 8, con il boss, questa sorta di cane a tre teste, questa sorta di cerbero che poi non è un vero e proprio cerbero, che è abbastanza, diciamo, resistente tra virgolette, anche se in realtà ho già fatto la Hex e la Cosmos, ma ovviamente Hex e Cosmos non sono stage paragonabili a ciò che ci vedrà, a ciò che si porrà appunto alla Chaos. Anche in questa occasione potremo ottenere una 15 CP e due armature 35 CP del protagonista di questo capitolo, ovvero il nuovo personaggio rilasciato. Poi, successivamente, passiamo alle cose più serie, alle cose importanti, ovvero il banner a doppia Hex Plus di 8, che per l'appunto è la nuova Hex che è stata introdotta, e King, che appunto becca anche lui la Hex Plus con una meccanica abbastanza particolare e soprattutto grandissimo banner perché contiene anche i Quistist, quindi per chi ovviamente non avesse avuto l'occasione finora, come me ad esempio, di non avere Quistist, può per l'appunto sperare o comunque tentare di portarsela a casa. Ora, che cosa succede? Io ho farmato i ticket praticamente dell'evento, di tutto l'evento in generale, e sono all'incirca 50 ticket, senza considerare quelli che devo ottenere ancora dalla Chaos, più quelli che posso ottenere dalla multiplayer, che saranno all'incirca altri due. Avevo intenzione per l'appunto di pullarli, e quindi questo diventa un piccolo video pool dove cercherò appunto di pullare tutti questi ticket su questa batch. Vediamo un po' che cosa esce. In base ovviamente a come gira il banner e a cosa mi esce per l'appunto dal banner, deciderò effettivamente se utilizzare anche delle gemme. Chissà, effettivamente ne ho 56k, potrei fare anche una o due multi su questo banner in base ovviamente a come va la situazione. Quindi cominciamo con questi 50 ticket, vediamo un po' che cosa succede. Dopodiché decido il da farsi. Oh, 35 di Quistis già, buono. Ottimo. Diciamo che è l'unica 35 che effettivamente mi serviva da questo banner, che almeno ho anche Quistis per farmare in generale, quando sarà ovviamente per le prossime summon board, quindi direi assolutamente ottima. Quindi quasi già 10 ticket andati, anche la 15 di Quistist. Non male, ho fatto già kit completo, anche se non era lei il personaggio ovviamente a cui puntavo, essendoci due Hex Plus in circolazione. Piccolo loading, però niente, è di King, sì, però l'arma quella argentata che non mi serve assolutamente a nulla. Ultimamente con i ticket mi sta dicendo bene nel Jap, chissà
Chissà se magari mantengo la striscia positiva. Difficile da dirsi, però. Anche perché mi stanno uscendo tutte quante orb azzurre, neanche una orb grigia o comunque argento. O addirittura oro, ma quella è un'altra cosa. Niente, tutte orb azzurre che non mi danno nulla di che. A parte comunque una 35 di Quistist che non era male. Ok, siamo a metà strada. Quindi ultimi 25 ticket. Altri. Attenzione, un'orba argentata. Ovviamente, sicuramente sarà un'arma che già ho perché non ho fatto nessun tipo di caricamento. E infatti, un'altra 15 di Quistist. Non male alla fine. Se riesco a breccarmela senza Power Stone, è tutto di guadagnato. Quindi, è anche la scusa per iniziare a costruirsi Quistist. La 15 di Saz, così off banner. Senza un motivo valido. Cioè, trovare gli off banner è anche più raro di trovare le armi in featured. Quindi immaginate la probabilità, la percentuale. Oh, un'altra 15 di 8. Buono, dai, almeno. Dopo quasi 50 ticket è uscita la prima arma dorata che può interessarmi. Ultimi 10 ticket, quindi siamo in fase di arrivo, addirittura di arrivo. Solo un'orba argentata tra l'altro che mi ha dato la 15 di Quistis, quindi ticket andati veramente male, ma veramente male. Probabilmente anche il banner che non mi vuole bene, quindi faccio bene a utilizzare i ticket così so che devo tenermi alla larga da questo banner. Ultimi due ticket. Ok, perfetto. Non abbiamo ottenuto niente di niente. A questo punto, dato che comunque le gemme me lo permettono, faccio una sola multi in modo tale da ottenere qualcosa per vedere che cosa ottengo. Giusto, è una multi fatta un po' così, a caso. Fatta quasi per la scienza, se possiamo dire. Alla fine, considerando il fatto che uscirà il capitolo nuovo, potrò tranquillamente farmare altre gemme. Sono, abbastanza fiducioso su questo, quindi non mi faccio grossi problemi a tentare una multisola giusto per vedere che cosa mi esce. Per vedere se effettivamente questo banner devo tenermi alla larga o se magari in futuro con altri ticket posso provare a fare qualcosa. Per cui facciamoci una sola multi. Ecco, già col doppio connecting mi sa che abbiamo trovato qualcosa. E questa è la mia condanna, io lo so. È la mia condanna. Speriamo di non abbia trovato niente. Ok, 3. E infatti la X di 8, 35 di 8 e 35. Ok, abbiamo trovato un'altra X. Alla prima multi, ragazzi. Prima multi, X di 8.
L'avevo vista, ragazzi, a prima multi. Pazzesco, veramente pazzesco. No, non ho parole, non ho parole. A questo punto mi converrebbe pullare, perché ha preso una piega inaspettata sto video. Cioè, ho fatto una multi così, giusto per la scienza, e invece mi sono ritrovato con la XD8. Quindi, tanta roba. A questo punto sono costretto a pullare. Magari, allora, innanzitutto ne faccio un'altra, giusto per vedere di ottenere qualcos'altro, come 35 o 15 in generale, perché mi servono le Power Stone. Oh, buon cambio. Però sono tutte grigie, ok. Altra 15 e altra 15, va bene, non mi dispiace, mi dispiace questa multi, va bene. A questo punto ne facciamo un'altra, visto che ormai ho trovato la X, devo investire ormai, ormai devo investire. Consideriamo sempre che abbiamo il capitolo nuovo dove possiamo farmare altre gemme. E quindi da un lato sono abbastanza tranquillo, sperando ovviamente di essere fortunato allo stesso modo. Altra 15 e altra 15, ottimo, ottimo. A quante gemme siamo? 41k. Beh, direi che mi posso anche fermare qua, perché la 15 praticamente me la maxo senza Power Stone. E tutte le altre Power Stone che mi faccio praticamente da vendendo, molto probabilmente vendo addirittura le armi che non mi servono, mi faccio ovviamente le Power Stone e tento di maxare il più possibile 8. Sono contento di averlo trovato effettivamente. È un personaggio che mi interessava, diciamo relativamente, perché è comunque un personaggio che secondo me, cioè non è un personaggio che mi piace in fin dei conti, però per quanto riguarda l'utilità del gioco e soprattutto per quanto riguarda la possibilità di poterlo sfruttare in determinate caos, non mi dispiace l'idea, non mi dispiace. Resto con 40.000 gemme più quelle che potrò farmare all'interno del capitolo, quindi direi che sono pronto anche per Ignis. Me ne sono uscito veramente di gran lusso, me ne sono uscito veramente di gran lusso, sono contento perché ho trovato un personaggio nuovo con il minimo delle risorse, quindi direi che va bene così, ci sta. Detto questo, ovviamente vi ringrazio per essere stati con me, fatemi sapere anche voi se avete avuto delle pull fortunate e ovviamente ci vedremo in live quando potrò connettermi la sera e magari parlare un pochettino insieme sia di 8 e di tutto ciò che appunto riguarda il suo evento e soprattutto la sua caos. Quindi grazie ancora per essere stati con me e alla prossima.